Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna riesce a volare. La frase non è mia, è di Jim Morrison. Io però oggi, per provare per la prima volta l'ebbrezza del volo senza motore, non mi affiderò ai sogni, ma a Maurizio e al suo deltaplano. Penso che sarà un'esperienza veramente straordinaria e io cercherò di raccontarvi queste mie emozioni in diretta da lassù. Ci siamo finalmente, siamo pronti per questo decollo del mio primo volo senza motore. Mi raccomando, corri tanto, eh? È straordinario, guardate! È una sensazione stupenda! Ecco, adesso credo che stiamo andando verso Costacciaro, se non sbaglio. Maurizio, ma a che altitudine saremo adesso? Ma adesso non abbiamo guadagnato quota, quindi saremo sui 1020 sul livello del mare. Che poi è l'altezza di Monte Cucco. È straordinario. Dà quasi l'idea di essere su Google Earth, soltanto qui non c'è nulla di virtuale. È tutto straordinariamente reale, bellissimo. Si sente solo il rumore del vento e anzi adesso starò un po' zitto così anche voi potrete godere questa sensazione bellissima. Mi sembra di galleggiare in una bolla di sapone, di essere appeso con un filo invisibile, bellissimo, una sensazione di libertà assoluta, veramente. Da quassù l'Umbria sembra quasi un quadro di Gerardo Dottori, del pittore aerofuturista. Ecco, guardate, adesso ci stiamo girando verso il Monte Cucco, da dove siamo partiti. Adesso quella che vedo credo che sia Sigillo, sì, senz'altro, sulla nostra destra c'è Sigillo. È veramente stupendo. Non credevo. E oltretutto dà un senso di sicurezza assoluta. Uno non pensa di essere sospeso a due ali così fragili, che poi tanto fragili non sono. Ah, sotto di noi c'è un altro aliante, un altro deltaplano, scusate, che è passato proprio adesso. A che velocità si va di solito? Fra i 40 e i 70 km all'ora. Ho capito, quindi adesso siamo su quella velocità più o meno. 50 sui 50 all'ora. Eppure dà quasi la sensazione di essere immobili nel cielo, di galleggiare veramente, di essere appesi a un filo. Non c'è la sensazione della velocità, c'è la sensazione però di essere veramente senza peso, di essere leggerissimi. Ecco, adesso stiamo virando. Ah, ma è affollatissimo in questo momento il cielo, non so se riuscite a vederlo, ma ci sono almeno un paio di deltaplani e anche alcuni parapendio. Ecco, su in alto ce ne sono degli altri. Molto più su di noi, quelli saranno sui 2000 metri, no, di meno? No, fra i 1500 e i 2000. E sotto di noi ce n'è un altro invece. Ecco, vedete, qui è da dove siamo partiti. Non sembra, ma ci siamo alzati, magari non di tantissimo, ma è veramente fantastico. Pensare che solo con la forza del vento siamo riusciti ad arrivare qui fin quassù. Qui siamo di nuovo sul punto di partenza, che poi è la zona da cui partiranno
i partecipanti ai mondiali di deltaplano che si terranno proprio qui nella seconda metà di luglio. Ecco, adesso stiamo quasi sfiorando il terreno, veramente straordinario. Che facciamo, atterriamo? Ah, peccato, è già finito. Comunque è stata veramente un'esperienza straordinaria. Veramente volare in deltaplano è una delle 10 cose che bisogna fare almeno una volta nella vita. Magari proprio qui a Monte Cucco e con Maurizio. Grazie Maurizio per questa esperienza, è stata veramente bellissima. Grazie.